Pochi chilometri da Gerusalemme Ovest, vicino alla città israeliana di Beit Shemesh, sorge il monastero salesiano di Beit Gemal. Qui è stato consumato un atto vandalico. L'antico cimitero, situato a circa 500 metri dalla casa, è stato profanato pochi giorni prima di Natale, sebbene per volere dei sacerdoti, la notizia sia stata resa pubblica pochi giorni fa. Ci siamo accorti poco prima di Natale, 2 giorni prima di Natale, che 6 croci in questo cimitero appunto antico del periodo in cui i primi salesiani hanno incominciato erano state con la forza rovesciate a terra e quindi rotte alla base. Non è la prima volta che il monastero è oggetto di atti vandalici. Il primo risale al 27 settembre 1981. Quando oltre 30 croci del cimitero, allora in legno, furono bruciate e distrutte da ignoti. 8 anni fa una bomba fu piazzata sotto un trattore e 2 anni fa le pareti dell'edificio abitato dalle suore furono imbrattate da graffiti blasfemi in ebraico. I salesiani arrivarono a Beit Gemal 125 anni fa e da allora non se ne sono più andati. Negli ultimi anni però i sacerdoti hanno riscoperto il proprio carisma nell'incontro con la comunità israeliana del luogo. Ed è proprio questa convivenza pacifica cresciuta negli anni che Don Ilario Martinelli, direttore della Casa Salesiana, vuole preservare. Noi attendiamo più che una soluzione alla conoscenza, attendiamo solo che, ecco, che si possa trovare la serenità anche da parte della stampa, eccetera, che superi questo momento per continuare questa relazione che è sempre stata con questi ultimi anni, con la gente che ci circonda, con gli israeliani che ci visitano.